Sì, riuscire a convincerli che Castronferri è un problema per loro. Adesso vediamo. Eh beh, se... Sì, prima bisogna riuscire a parlarci, uno step alla volta. Siamo modulari in questa cosa. Intanto parliamo. Okay. Yeah. Mentre parlate, sentite bussare alla porta, che si apre in quanto non chiusa, ed entra Eleni Kiriake, Corintia adesso, che voi due, Zafira e Caleb, avete già visto, ma voi due, Lars e... Caio Valerio, ancora no. Entra e con un lievissimo inchino si presenta a voi. Centurione Caio Valerio, se non sbaglio. Tutto sono io, molto piacere. Con chi ho il piacere di parlare? Io sono Eleni Kiriake Corintiades, la comandante di questo piccolo manipolo. Uomini. Faccio e un cenno con il capo. Per rendere a voi e al vostro compagno le scuse per il trattamento di cui sono stata avventata nel trattarvi in questo modo, ma cercate di comprendere le difficoltà in cui versiamo tutti noi. Comprendo e vi ringrazio per aver avuto modo di ricredervi sul vostro primo operato. Ho apprezzato. L'ho apprezzato. Ringraziate i vostri compagni per questo. E ho apprezzato anch'io che siate giunti qua non per favorire Tito, ma per schiacciare la minaccia dei Tirò. Qualcosa che preoccupa grandemente la mia Basileia. Sicuramente è una minaccia che deve essere debellata. E per questo siamo pronti a mettere da parte divergenze di opinioni. State particolarmente attenti quando trattate con i Serat. Essi non hanno preso per niente bene, anche se più meritato e giusto. Cioè, purtroppo... sentito, loro non hanno preso per niente bene, poi silenzio. Esatto. Non hanno preso per niente bene il genocidio del loro pianeta, anche se più che meritato e giusto stante la crudeltà delle loro azioni. Ma non siamo qui per parlare di questo. Il loro comandante, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è tutto sommato meno peggio di molto dei suoi. Cercate di non farli arrabbiare. Non so quanti uomini abbiano al momento, ma poco ma sicuro 4 pretoriani contro un intero esercito Serat si potrebbero ritrovare in gravi problemi. Di certo posso garantirvi che qualche titanodonte proveniente da Rex ancora... è presente, quindi state attenti dalle ultime notizie almeno che ho avuto. Bene, allora dovremo muoverci con ancora più cautela rispetto a quello che immaginavo. Sono Serat, sono serpi infide e vigliacche per eccellenza. Sì, conosciamo le loro peculiarità e le loro caratteristiche, ma vi ringrazio comunque per averci messo in guardia e dato queste informazioni. Qualunque cosa abbiate bisogno, contattateci con il ponte radio. Potete sicuramente farlo con Tito, potete ora farlo anche con me. Vedremo se potremo assistervi in qualunque maniera sia possibile. La ringrazio. Faccio un cenno col capo. Faccio un timido cenno anch'io. Bene, direi che allora possiamo prepararci e andare verso i tunnel. Esseraxia, dai. Prendete il volo, chiedete un trasporto. No, direi prendiamo il volo con la Lorica. Con la leggiadria di un angelo obeso, accendo i miei retrorazzi e volo nel cielo turchino. I tuoi retrorazzi bruciano la torna per almeno un metro di anni. Anzi, di raggio. Ecco, io sono in posizione classica da Vegeta che diventa Ian mentre decollo. Sei piegato così. In particolare impallidiscono abbastanza quando vi vedono trasformare tutti e quattro contemporaneamente. Non capita spesso, insomma. No. L'aria è abbastanza tersa sopra l'umido repellente che c'è al di sotto della linea degli alberi.
potete vedere il mare verde che si distende sotto di voi e aver chiara la posizione dei luoghi dove dovete andare grazie ai, sia alle mappe che ai vostri rilevatori di prossimità. Come ben sapete, non ci sono sistemi satellitari intorno al pianeta perché i bombardatori li buttano giù tutti. Io sono in Avis. Ma triangolandovi un minimo con il radiofaro della torre di controllo e quello di Castrum Terra, un minimo riuscite a capire adesso almeno quali sono le vostre posizioni. Sì, comunque io dicevo vado in Avis, stessa cosa, non è obbligatorio. Vabbè, ma finché non siamo in una, cioè lo possiamo anche dire quando entriamo nella, nell'eventuale scena di combattimento. Adesso stare a fare. Sì, sì, comunque, abbiamo attivato la lorica. Ci sta, sì. Perché per attivare la lorica sì. Un assetto. L'abbiamo attivata, quindi io dico il mio assetto. Sì. Immagino siate in Avis tutti e quattro. Furor, ok. Sì, io sì, sì, perché ho paura che avevi qualche roba volante. Si sa mai. Contemporaneamente, mentre siete circa una mezz'oretta di volo da Castrum Celi, luogo dove siete stati poco fa, sui vostri rilevatori personali contemporaneamente brilla un piccolo assembramento di segnali di calore. Potete vedere in lontananza, nel momento in cui vi voltate, un piccolo stormo di qualcosa di indeciso si dirige nella vostra direzione. Oltretutto, a poca distanza da voi, una piccola radura, sembrerebbe, manda un forte, una grande emissione di fumo che scende, che sale da terra e si disperde nell'atmosfera. Il tutto è all'incirca, entrambe le cose sono a circa 5-10 minuti di volo da voi. Allora, non ho capito, l'assembramento di entità, animali, bestie che si stanno venendo contro proprio? Sì, sì. Bene. Signori, siamo in ballo. Sì. Balliamo. Sì, allora io mentre sono in volo cambio l'assetto. Ok, che assetto scegli? Direi... Furon. Ci può stare, direi, ci può stare. Sì. Eh già, è effettivamente un attimino la scelta più furba, dai, mettiamola così. Sì, penso che anch'io andrò in furba. Alla fine, allo spostamento non è che mi serve in questo momento. Quindi optate tutti per il combattimento e non per la fuga. Per la fuga? Mai. Che cacchio stai dicendo? Demiurgo, ma ti sei no, e poi ci sono anche lo zaino e il cambio Pokémon. Combatti fuga. Ok. Ah, adesso l'ho capita. Gli strumenti. Il video zaino, l'ho detto. Sì, sì. Come era prevedibile, si tratta di un'orda di esploratori chiropi. Alti circa 2 metri o poco meno, più sottili ed esili dei guerrieri che avete incontrato a terra. Arrivano, sono noti per arrivare a comprendere, da, almeno se non altro da quello che vedete, concetti come il volo in stormo e qualcosa di... un'organizzazione un pochettino più... rispetto a quella che avete affrontato poco fa. Tocca direttamente a voi. Si allontanano? Come o si avvicinano? Si avvicinano o si allontanano? Visto che sono esploratori. A quante distanze siamo? Lo chiedo per loro perché a me non cambia. A quante distanze siamo? Se non estrema. Cambia. Quindi 3. Sì, estrema, la massima 3. Cioè. Perché a te non cambia? Scusami, Zafira. Cioè, non è che non cambia a me, non cambia al Katyusha. Perché è bello così. Sì. Quindi vabbè, credo scenicamente, per motivi di distanza, scenicamente credo che il Katyusha sia la prima cosa che parte. Vogliamo tirare l'iniziativa, ditemi voi. No, io aspetto, no. Perché cioè, io cioè, come l'identifico, mi fermo, mi alzo il braccio. Io ho una domanda, non mi ricordo... tutte quante gli armamenti che avevo. Io avevo il Virgator sicuramente, lo ricordo. Ah, questa è una delle prime cose che ho chiesto io, proprio perché sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Io alcuni me li ricordavo, però non mi pare che io avessi armi a distanza. Non mi pare.
Dovresti avere almeno la pistola, poi non so. Ah, sì, la... sì, sì, forse sì, 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 la pistola, eccola qua. Lo Justicator, sì. È sempre meglio di un calcio nel sedere. Sì, 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 eccolo qua. Allora, tu hai l'Hexamag qua 41 SBQR, il Justicator Delta 12, la Librator 8.3, il Cornelius Omega 2, il Segmentator 3.9, il Cestus Maximus secondo modello e il Virgator X30. Ok. Da tiro, hai giusto, il Justicator, esatto. Che è da cortesia. Ed è oltretutto non letale. Yuppi, proprio quello che mi serve. Vabbè, però diciamo che normalmente stordire non uccide, ma stordire a 60 metri dal suolo potrebbe fare un altro effetto. Sì, è una pistola da cattura, quindi immagino che quando spara tipo una rete energetica. Cosa spara? Non so, boh. Anche altro taser. Ah, è tipo taser, ok, ho capito. Una roba. Vabbè, meglio di niente. Comunque mi sembra che vi state a fare troppi problemi, perché io direttamente ti inizio a chiamare fuori l'Oera 81. No, io no, io sì. Cosa, scusa? Era. Il canale sperimentale. Okay, quello che devi metterti in posizione ad hoc. Fighissimo. Esatto. Con le mani aperte. E io tiro fuori il Justicator. Prendete tutti i vostri PA intanto. Tanto poi si apre tutto. Sì. Prendete tutti i vostri PA intanto. E fin qua ci siamo. E mi ritengo, anche... non sto facendo niente. Buono, cosa buono. Di fare? Okay. Allora, io dicevo, io ho un Katyusha ridotto a 2 PA dai punti Valor. E viva la vita e chi l'ha concepita. Mm-hmm. E quindi diamo il buongiorno a questo stormo di Chirotti. Rolla. Io direi che, come l'hai descritta, si tratta di un attacco di impetus. Sì. Perché sei proprio brutale diretto. Sì, sì, non c'è altro modo. Hai qualche abilità utile? Artigliere scelto, utile. Direi che. Sì, artigliere scelto ci sta. E può decisamente andarci dentro. E quanto fai? Aspetta un attimo. E il maglio sovietico, se non ricordo male, implica l'uso forzato di. Armi di una certa stazza. Sì, sì, nel senso, cioè, lo voglio usare. Okay, quindi per farlo, cioè, era quello relativo ai cannoni da spalla, giusto? Alle armi di artiglieria pesante in generale. Sì, sì. Quindi sì, vorrei sì. Usare il maglio sovietico. Dopodiché, nella mia guardia sta scritto che sono nella Spetsnaz Stalinskaya. E questa va dentro a cannone. Poi vediamo un po'. Ma... guarda, a essere precisi, il maglio sovietico ti dà i bonus se usi armi anticarro. Ok. Il Katyusha è anticarro. Sì, ma in realtà sia il Katyusha sia il Molot Stalina. Sì, cioè tutte le mie armi sono anticarro in questo set. Va benissimo. Perfetto, meglio così perché ne avevo una che non era un cannone. A questo punto posso usare tutto. E dopodiché, siccome comunque l'idea di uno stormo un pochino strizza mi fa, perché siamo in aria ma loro in aria ci nascono e ci vivono, un paio di punti di volontà li infilerei. Di pathos, scusami. Ho detto un'eresia. Di pathos. perché appunto mi viene un po' d'ansia l'idea che uno stormo di creature volanti stia per ingaggiarci in cielo, per il fatto che è un dannato stormo. Cioè sono tanti. Sì, sì. Ok, ci stanno, vai. Quindi a questo punto allora il dado bonus per forza dalla guardia, mentre il pathos posso attribuirlo io, però. Sì. Allora io direi che sono un più 2 un dado bonus e nell'altro ci metto un altro più 2, dai. Ok, va quindi bene. Quindi sono 3 di 8 i due più alti e più 10. Perché era un 6 di base più 4 che mi sono attribuito. E poi devo tirare 3 dadi fast dopo aver fatto il tiro. Ok, vai. Ok. Che porcheria. Però aggiungiamo questi. È un 35. Oh. Devono difendersi da un 35. Ok. Ho fatto 2-4-2 con 3 dadi. Che sfiga. Cominciamo da Dio. Vabbè, però c'è un più 19 di 3 dadi Fask. Invece è parecchio altino, a dire il vero. In tutto quindi 35. 35 di via. Ok, prossimo. Elia? Io semplicemente, senza pensarci due volte, vedi il volume di
quanti nemici che c'è da abbattere il più velocemente possibile, tiro fuori il cannone e faccio fuoco. Dritta così. Direi che Impetus, per forza di cose, perché stai proprio facendo una cosa più brutalmente. Hai qualche perizia utile da applicarci? Di Romane Bellico potrebbe andare bene, secondo me. Sì, direi di Romane Bellico. Poi, ok, quindi parto da 5. E ho il tract del fuoco greco. Sì. Questo è un'arma da fuoco o è plasma? Non è energia, non spara fuoco. Ok, va bene, non è un'arma da fuoco. Cioè, è un'arma da fuoco, ma non è un lanciafiamme. Non è incendiaria. Un cannone a energia cattivo, brutale. Beh, allora lancio 3 dadi di volontà. Ok, hai anche dei simboli di svantaggio, perché purtroppo l'era è sperimentale. E ti prendi subito 3 danni per averlo usato. Sì. Dopodiché... Allora, un secondo solo. Che adesso vado a tirare. Ho preso 3 danni. Allora. Attento che fai tiri nefas con un numero in più. Quindi nefas di primo grado 2-2, nefas di secondo. Quindi sono 5 di 8 più 5. H2 più 5. 19. È un 7-7. 7-7? No, però non è niente. Scusate. È un tiro normale. Quindi non prendo alcun malus. Allora, in totale ho 8 simboli possente. Vabbè, ma i possenti tiriamoli dopo. Cioè, adesso sono in via. Eh sì, prima devi fare. Basta che mi dici quello che hai intenzione di fare e tiri. È per l'iniziativa. Sì, tirare ha tirato. Cioè, sì. Quindi quant'è in tutto? 19 anch'io. Ok. Luca? Io sto fermo, l'ho detto prima. Ho solo. Bellissimo. Ho intenzione di aspettare. Vai in fondo all'iniziativa. E Caio Valerio. Allora, io mi ricredo su quello che volevo fare. E attivo il Cornelius e il Vigilator. Il Virgator, scusa. E. Li usi? No, li tiro fuori perché mi preparo ovviamente in caso arriviamo. Questo non ti costa niente. Arriviamo a contatto. Quindi attendi anche te, sì. Praticamente. Ok, siete Lars e Caio Valerio, entrambi per ultimi. Vediamo i nostri amici quanto decidono di fare. Tanto al massimo sono amici tuoi. Basta che clicchi sul... Porca miseria, ok. 23. Discreto. Zafira, inizi tu. Sì, il tiro è quello. Se non la vuoi cambiare hai già tirato. Mm-hmm. Tutti gli effetti... Perché se metto il tractum per tirare l'iniziativa sono un pochino... Sì, noi non stavamo facendo l'iniziativa, stavamo andando direttamente in ordine in realtà. Però va bene. Stai sparando con i Katyusha, giusto? Sì. Ok. Cioè, allora, siamo a 3 distanze, quindi. Oltretutto quelli avevano anche collimatore, hai applicato collimatore. Collimatore non si applicava solo in caso di fallimento del tiro? Purtroppo non ho il simbolario davanti, ma mi sembra. Sì, se l'azione fallisce, lancia 2 di 8. Sì, perfetto, ragazzi. Non ha fallito. Direi proprio che non ha fallito, cercano di schivare. Grazie.
poveracci sto cazzo, ma cos'è sta storia? Mi arrivano addosso per questi poveracci, non facciamo i buonisti, ma sono amici, poi sono poveracci, ma cos'è sta roba? Quindi schivano fallendo, schivata fallita, assorbono soltanto danno della loro resistenza. Se è a stormo, quindi hai un assorbimento solo, è un bersaglio unico o anticacro, quindi veramente. Ma non... sì, posso ignorarti la metà della resistenza, perché per essere... Cioè. Quindi la metà vado a 1, quindi assorbono un danno, 34 kit gli hai appena tirato allo stormo. È il dirompente quello prima dell'anticarro, vero? Sì. Quello il rompi. No, è rovina. No. Rovina, scusami, rovina. Rovina. Spacchi quello che c'è da spaccare, ma in questo caso sì, in questo caso nulla. Loro, buona così. Bene. Ok. In questo caso hai applicato il danno intero perché è uno stormo e quindi il multi in realtà li sta colpendo tutti. Sì, sinteticamente sì. Cioè stai usando una scheda sola a PNG in sostanza. Esatto, esatto. È uno stormo di, un'orda di... È un'orda di e una sola scheda PNG, va. Perfetto, ottimo. Mi sarà utile dopo nel caso cercassero di scappare per andare a riportare le notizie essendo degli esploratori. Cosa che effettivamente dopo questo attacco stanno cercando di fare. Non capisco come me. Sto giusto. Sarà che sei andato sul cielo con le esplosioni... Dei... Allora io per ultimo qualcosa la faccio, tocchiamo a me. Però si stanno disperdendo e riunendo insieme per cercare di fare una fuga il più rapidamente possibile a esattamente 180 gradi da dove sono venuti. Però io non voglio dire che io ho ancora 3 PA e Katyusha me ne costa ancora 2. Kaboom! Se voi potete anche sparare ancora. Beh, ci sono già io con il coso carico dietro, quindi... Ah beh, chiaro. Vero, ma cioè non... Giusto, perché avevamo preparato la tua, vai. No, lo dicevo più che altro Zafira per tenere buoni dei punti azione. Tanto ci sono io che sto per sparare il grosso. Vabbè, ma conto, cioè, se tiriamo tutto nella posizione in cui siamo, conto che non ci sarà un per il prossimo turno. Sì, no, quello è vero. Però se non si può mai sapere. Tu non ti portare sfiga da solo e tira, perché poi... Infatti, quando, assolutamente. Quando uno dice così, No, io sto dicendo questo esattamente perché... poi, 5 dadi, 1-1-1-1, ma... infatti, ma, cioè, poi come se non fosse normale quando tiro io. Lì, ho rotto la statistica. 19, quindi si devono difendere loro. Ok. Schivano 25, giusto in tempo. Riescono a malapena ad evitare i tuoi colpi. Beh, io adesso però questi 8 di 8 li voglio tirare per vedere quanto facile. Tirano peso, sti chi attaccare, Intanto gli altri due aspettano. Aspettano? Così avevate detto. Ah, no, noi ormai sì, pensavo i chioptidi, no? Non capivo. No, non sono idioti. Sì, no, io aspetto. Nuovo, Cioè, aspetto, ormai dovevo aspettare. Alla fine qualcosa la farò, però. Tutto qua. È che Ale ha scelto di passare il turno per ora e lì però mi sembra che possa ancora sparare. Se vuoi io passi, io ne posso sparare altri due perché mi costa 2 punti azione l'era con i punti valor. Vai, vediamo come va. Allora, siccome adesso mi stanno innervosendo Allora, questo colpo l'avevo sparato che sono ancora in aria. Allora, ho sparato il primo, è andato a vuoto. E rimiro, diciamo, ricalcolo la mira sul nuovo assembramento di questi maledette bestie. E siccome adesso mi hanno fatto innervosire perché mi hanno fatto sparare un colpo vuoto esponendomi a un rischio inutile, tiro 3 dadi di Deimos. 2 dadi massimo. 2 dadi. Puoi dare 2 dadi bonus, più 4 o più 2 è un dado bonus. Perché prima ne ho usati 3. Avevi usato il tractor.
o avevi preso un dado bonus per un altro motivo. Però, come aveva detto Ale prima, i dadi bonus delle anime vengono sempre in coppia al massimo. Ok, allora uso due Deimos. Ok. Avete invocato la guardia o l'ordine? O il no, non avevo invocato nulla. Ah, ok, ok. Niente, in realtà tiro solo con i due dadi di Deimos perché questo va un po' contro ai miei tipici, ai miei tipiche prestanze. Ok. Non sono particolarmente innervosito al momento. Va bene. E quindi questo va comunque su Impetus. Sì, sì, è uguale a prima, stai sparando, stai facendo la stessa cosa. È un 3-4. Quindi... E tiracci. Loro schivano come prima. E la Madonna. Evitano i tuoi colpi. Puoi sparare una terza volta e finire tutti i tuoi PA. Punti Actio. Posso usare altre due volte due punti, cioè posso usare altri due punti Deimos adesso? No, perché si possono usare. Perché si possono usare solo due volte, giusto? A scena, capito? Il combattimento è sempre una scena. No, mi rendo conto che i miei colpi a vuoto sono abbastanza inutili, quindi passo il turno al momento. Ok. Il prossimo è Lars. Lars in effetti voleva sparare con il Drakkar, però gli costa troppo. E anche in Furor mi costerebbe 6. Quindi sto lì a comincio a caricare praticamente il fucile folgorante. Io avevo un dado bonus per il Furor che mi sono dimenticato di usare, quindi colpa mia, quindi me lo merito. E... No, dicevo che io mi voglio tenere il Drakkar, comincio a caricarlo perché il mio scopo è caso mai acchiapparli se mettono da fuga, capito? Perfetto, va bene. Allora facciamo così, visto che mi piace l'ho di sicuro. Intanto vado avanti, mi avvicino di una distanza. Ok, ti costa 3. Armatura gratis, volando costa 3. 4, 5. A meno che tu non sia... No, non sono in Abyss. Ero in Abyss prima. No, allora sto fermo lì. Donato tutto il sangue. Sì. Prego. Allora, io invece... loro stanno facendo retromarcia, hai detto, no? Cioè, nel senso, hanno visto il... Ti costava 2, non 3, 2. No, scusami, 3, posto, niente, vai. Loro stanno facendo un movimento di ritirata, diciamo, cioè stanno tornando indietro dopo che hanno visto l'esplosione gigantesca. Hanno un attimino capito che non gira oggi. Ok. E quanti sono rimasti? Sono in tanti ancora? Abbastanza. Non riesci a contarli, però abbastanza. Va bene, allora io sai cosa faccio? Siccome ho tirato fuori sia lo scudo che l'arma corpo a corpo, mi metto in modo tale da poter essere praticamente, in caso cambiano rotta, il primo impatto che hanno rispetto a tutti gli altri miei compagni, ovviamente non mettendomi in una posizione che possa essere colpito dalle loro armi da fuoco. Perfetto, benissimo. Comunque gli esploratori chiroptidi non hanno armi da fuoco. No, 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 dico di loro, cioè di Lars, Caleb e gli altri. Cioè okay, non mi okay. Metto nel loro linea di tiro, però mi muovo per andare nelle prime linee. Ho capito, perfetto, perfetto. Ricominciamo con Zafira. Ok, neanche a dirlo. Moloth, Stalina o... Allora, io a questo punto però... non mi sono avvicinata, quindi comunque è il Katyusha perché lo Stalina non ci arriva. Però questa volta cerco di prenderli sul tempismo nel momento in cui si stanno girando e quindi si raggruppano. Ok, vai. Voglio fare il massimo dei danni basandomi sul fatto che li prendo su una manovra. Cioè un'idea un pochino più tattica e un pochino meno... Ok, di spar. Ok.
basta questo per invocare di speranza un Ingenium invece di un Impetus? Direi di sì. Tanto il fatto che stai calcolando il momento preciso, fai risolvere le tue mentali piuttosto che alla brutalità, come hai fatto prima, che gli hai sparato alla cieca. Sì, prima era ciao, ti sparo. E, a questo punto, sono chiropteri, si stanno ritirando, so che sono esploratori, da background e dalla storia ho esperienza su Taigeta e non voglio fare il nodo, no? Ricordo male io, con Caio? Anni, sì. No, o era, forse mi confondo era con la... Tito e Ania. Tito e Ania, cavolo. Credo allora ricordo male io. E allora userò il fatto che nella storia mi pare ci fosse anche assegnato di venire a tirare la spesa Stalinskaya dopo, un breve ma brillante tirocinio e venne assegnato al manipolo, quindi il fatto comunque di far parte della spesa è in storia, cioè della mia spesa è in storia, quindi vorrei usare la storia per richiamare l'addestramento all'artiglieria pesante e, dopodiché ci calerei dentro quei miei due di Deimos perché voglio essere sicurissima di farli veramente, veramente secchi, ma del tipo che non siano in grado di riportare... No, questa non è crudeltà. No, questa non è crudeltà. No, è crudeltà, cioè, forse non è normale, insomma. No, è pathos, e ne ho già usati due di pathos. È logos, scusami, non no, sei... Logos, no. Non lo fai perché li vuoi sterminare, non ho capito. Non è una cosa che... non è il bene superiore. Non è il bene superiore. Non è per il bene superiore che lo fai, non ho... mi sembra... Cioè, nel senso... Io quando ammazzo gli occhi lo faccio. Stanno già ritirando, che bene superiore è. Il fatto che io voglia si moltiplicano i bastardi. Non è crudele che io voglia. Sono un pericolo per Roma. Guardate che non mi sto arrampicando sugli specchi. Cioè, io la vedo. No, è una logica che può avere il suo senso. Per me ogni chioptide lasciato vivo è una minaccia per Roma. Invece il mio, la cosa che avevo in sempre io è che sto sparando su un nemico in ritirata. Per chiamare il Deimos. Cioè io sto sparando alle spalle di qualcuno per quanto sia un chiroptide e non è bello, soprattutto con un cannone però di carne. Però è un chiroptide. Non lo so. No, a malapena senziente, capito? Insomma, Io da filosofa posso sospettare un qualche tipo di mente nei chiroptidi, però da lì a pensare che sia un'azione immorale, in effetti no. No, esatto. Che è dura, a questo punto mi rimane poco. Quindi Ingenium, artigliere scelto e storia, non mi rimane molto altro. E il dado bonus del furor che stavolta mi ricordo. Ok, però i dadi di artigliere scelto li hai già spesi, eh? Sì, no, artigliere scelto è la perizia. Ah, scusa. È il maglio sovietico. Sì, grazie. Vai. Più, stavolta però è 9 perché è 6 più 3. Tiro 2. Tutto però. Come? 21 in tutto. Ok, benissimo. Sono in media su di loro. Loro sempre, visto che hanno fatto nient'altro per arrivare da Italia, arrivare anche adesso. Sì. E ce la fanno stavolta. Un peccato se avessi collimatore aggiungessi i dadi da 8. Ragazzi, qualcuno può pulire la clipboard dove tiriamo i dadi? Così, perché sennò nella grafica non... Non so se... Come si pulisce? Vediamolo clear. Subito. Okay. Comunque il mio totale è un 36, ma solo per colpire, è un 21 in danni. Quanto è il totale, scusa? 36 a colpire, ma 15 sono di collimatore. Ok, devi tenere il più alto, eh. Ah, scusami, allora è un 8 e va a 29. Ho fatto 7-8 per fare 15. Pare, no? Mm-hmm. Sì. Il loro era un 27 o un 25. 27. presi. Comunque 29 li prende, certo. Danni. È il secondo tiro 8-7 che fa per schivare. Sì, infatti. I danni quindi sono 21, perché il collimatore serve solo a colpire, giusto? Sì. Quindi è un 21, anticarro. Anticarro. Che basta avanza per... Sai che ci siamo dimenticati due volte, ma stavolta in realtà no, che c'ho un tutto per tutto io su st'arma. Ecco dove erano i danni. Mi pareva che mancassero anche prima. Quindi pure quel tutto per tutto. Ecco. Aggiungiamo anche quelli di prima, così per scaramanzia. Quindi in totale quant'è? Allora, i danni sono 35 sto giro. Il tutto per tutto di prima lo tiriamo per tenere conto dei danni o non? Tira.
Benissimo, aggiungine altri 13, oltre ai 34 di prima. Per un totale di? Allora, il prima è passato da 34 a 47, questi 6 sono partiti da 21 più 14, 35. In totale siamo, togli due volte l'assorbimento del, con l'anticarro, ma no, sono... Mi basta solo di questo. Di questo qui sono 35, però 30, ce ne sono 13 in più da prima. Quindi è come aver fatto 48 ore, se conti da prima. Chiuso. Sì, i pochi pezzi che restano, quelli che scappano, vengono inseguiti con una drammatica semplicità. È comodo essere un artigliere quando hai davanti a te un campo letteralmente aperto e libero, senza che il nemico si possa nascondere da nessuna parte. Riprendete il vostro volo tranquillo, suppongo, fino a quando non arrivate, andate sempre dritti, alle montagne. Bene.